Tifosi nerazzurri, un saluto, ben ritrovati da Umberto Cavella dal centro di formazione Suning a Milano per quello che è la prima giornata di ritorno del campionato femminile 2021-2022, la dodicesima giornata per quanto riguarda l'andamento generale. L'Inter di coach Rita Guarino ospita il Napoli della coppia Domenichetti-Castorina. Tutto pronto, ultimi dettagli per il signor Marco Ricci. Si parte, partita Inter-Napoli, prima partita di questo 2022 per le nostre ragazze. Può prendersi il fondo Marinelli, uno contro uno. Attenzione a Gloria, il pallone dentro col sinistro, attraversa tutta l'area di rigore. Bonetti! Palla fuori, buona questa azione dell'Inter. Ancora Landstrom, con pazienza l'Inter. Marinelli, uno contro uno su Erzen, si prende il fondo Gloria, attenzione, entra dentro l'area Gloria, la palla dentro, il pallone preciso e arriva il tocco di Cargiuri, ma raccoglie Aguirre. Fa tutto benissimo qui Simonetti, Pandini, la palla dentro per Cargiuri, si fa vedere Marinelli, Cargiuri va in porta e l'Inter trova il meritato vantaggio con Gutia Cargiuri, che fa capire perché è stata votata come miglior calciatrice del mese di dicembre. Qui col sinistro trova un angolino maligno per Aguirre. Allora, quando siamo al 25esimo, l'Inter è in vantaggio, ma gran lavoro sia di Simonetti che di Pandini. Si alza il Napoli con questa occasione per Mauri e trova un gol pazzesco Claudia Mauri. Inter sorpresa in questa situazione di gioco, immobile Francesca Durante, la palla finisce sul palo e poi entra in rete. Qui tenta un numero e perde il pallone Durante, la palla su Colombo che spreca il 2-1, qui pasticcio di Francesca Durante. Poteva andare sicuramente molto peggio all'Inter. Bonetti, la palla dentro su Polli che si gira. Polli! Traversa dell'Inter. Inter vicina al 2-1 con questa intuizione di Tatiana Bonetti. Trova bene Elisa Polli che si gira al volo. Trova la traversa. Il tocco dentro per Simonetti. Attenzione, Simonetti carica il destro! Palla di poco fuori. Buonissima azione dell'Inter. Parte la battuta di Severini, il cross in mezzo, il colpo di testa, attenzione palla che rimane lì, la traversa di Di Marino. Inter che si salva in questa occasione. Cargiuri, c'è un po' di spazio, il cross in mezzo di prima intenzione, attenzione la palla sul palo, c'è Portales, salva sulla linea Di Marino. Azione pazzesca dell'Inter con il palo da posizione impossibile di Cargiuri, tiro cross deviato che finisce sul palo, raccoglie Portales, ma c'è Di Marino che spegne l'urlo del gol. Ancora qualche secondo per l'Inter con Merlo, la palla su Cargiuri, il cross in mezzo di Gutia, la palla allontanata, l'arbitro dice che basta così. Quando siamo arrivati al 94esimo finisce 1-1 questo Inter-Napoli. Tanto amaro in bocca per l'Inter, andata vicinissima al 2-1 nei minuti finali.